Chiusura e minaccia al gestore di un ristorante di un centro scommesse in manette un 37enne a Catania con il reddito di cittadinanza. A Cireale il cittadino segnala che fine ha fatto il progetto di riqualificazione della piazza di Santa Caterina. Calcio, c'è attesa nell'ambiente granata per conoscere gironi e calendario, ma prima sono da sciogliere alcuni nodi tra Calabria, Puglia e Basilicata. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento all'interno del quale continueremo con la cronaca parlando dell'inchiesta sui diplomi facili che ha coinvolto anche un istituto paritario di Acireale. Nel lungo elenco degli indagati una cese e una sant'antonese. E poi ritorneremo a parlare del mercato settimanale ad ACI San Filippo. Il sondaggio proposto dal sindaco Oliveri sui social solleva polemiche da parte del consigliere Quattrocchi. Acireale in festa oggi per la natività di Maria Vergine a Bambinedda, diretta del Pontificale questa sera sulla nostra emittente. Apriamo però con la cronaca parlando dell'operazione della Guardia di Finanza percepiva il reddito di cittadinanza arrestato per usura. Vediamo. Percepiva il reddito di cittadinanza, ma a quanto pare non aveva proprio bisogno del sussidio dello Stato. Indossava infatti abiti firmati, in casa aveva 13.000 euro in contanti, in tasca 1.550 euro e di fatto, a sentire gli inquirenti, faceva l'usuraio. Parliamo di Nunzio Comis, 37 anni, catanese, ma residente a Misterbianco, con il padre attualmente detenuto in quanto appartenente a Cosa Nostra. L'uomo, indagato dalla Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria, è accusato di usura aggravata dal metodo mafioso, avendo approfittato dello stato di bisogno di un imprenditore. Le verifiche sono iniziate dopo un controllo durante il quale Comis era in compagnia di un imprenditore catanese, noto ristoratore e gestore di un centro scommesse. È stato trovato in possesso di 1.550 euro in contanti, in merito ai quali ha fornito notizie contraddittorie. Dalla perquisizione in casa poi sono stati trovati 13.000 euro in contanti, due assegni bancari per complessivi 2.000 euro, oltre che pizzini, telefoni cellulari e schede prepagate. Dall'indagine è emerso che Comis aveva prestato a usura la somma di 1.000 euro al commerciante che aveva l'obbligo di restituirla nell'arco di 14 settimane con un totale di 1.400 euro, con l'applicazione dunque di un tasso di interesse usurario superiore al 100% su base annua. Il commerciante era stato anche minacciato di gravi ritorsioni in caso di inadempienza. Ci sono anche due donne, una cese e una sant'antonese, nell'inchiesta Diplomat tra i 102 indagati, nel mirino anche l'Istituto Paritario San Marco di Acireale. Ci sono anche due donne, una di Acireale e una di ACI Sant'Antonio, nel lungo elenco degli indagati, ben 102 relativo all'inchiesta su un giro di diplomi falsi. Si tratta di Marcella Cosimano, 52 anni di Acireale, della 51enne Rosalba Pulvirenti di ACI Sant'Antonio. Un'inchiesta avviata nel 2014 denominata Diplomat, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Agrigento, che ha portato al sequestro di 22 diplomi conseguiti in maniera irregolare senza mai prendere parte ad una lezione e senza mai sostenere l'esame finale nell'anno scolastico 2014-2015, pagando una somma di 3.500 euro. Diplomi falsi dunque, come falsa la documentazione che invece metteva in evidenza come gli studenti interessati avessero seguito un regolare percorso scolastico. Le indagini partite da due istituti paritari di Canicattì e Licata, Pirandello e Volta, hanno coinvolto anche un istituto paritario del Ragusano e uno di Acireale, il San Marco, frequentati da un numero
considerevole di studenti che, come emerso dalle indagini, venivano agevolati per il superamento degli esami, sia scritti che orali, dall'uso del cellulare o addirittura erano gli stessi professori che sviluppavano i titoli dei temi inviandoli agli studenti tramite email. Mentre rimangono sotto sequestro 22 diplomi, i 102 indagati, di cui 14 catanesi, dovranno presentarsi il 21 ottobre davanti al GUP Francesco Provenzano per l'udienza preliminare. Per loro il PM Paola Vetro e il procuratore Luigi Patronaggio hanno ipotizzato reati di associazione a delinquere, falso, rivelazione di segreto e abuso d'ufficio. Un sistema, secondo la loro ricostruzione, che l'organizzazione portava avanti aiutando amici, parenti e conoscenti ai quali serviva il diploma per potersi iscrivere all'università. La mente dell'organizzazione sarebbe l'ex deputato regionale Gaetano Cani di Canicattì, responsabile del centro studi D'Annunzio, al quale 6 anni fa, ad inizio indagine, furono trovati e sequestrati 300.000 euro in contanti nascosti dentro una scatola di scarpe. Tutti i nomi, quelli in elenco, che coinvolgono dirigenti scolastici, vicepresidi, insegnanti, collaboratori scolastici, personale di segreteria e beneficiari dell'attestato. A Giarre, lettera aperta dell'assessore alla pubblica sicurezza Patrizia Lionti sull'avvicendamento al vertice della compagnia Carabinieri di Giarre, dove, come si ricorderà, si è insediato il neocomandante capitano Fabrizio Rosati. Ne andiamo a leggere alcuni stralci. La legalità, scrive l'assessore giarrese, è un principio di impareggiabile bellezza, l'unica condizione che ci consente di essere cittadini davvero liberi. Liberi di godere di una lunga passeggiata a tarda sera senza timore alcuno, liberi di tirare su una saracinesca senza il sopruso del pegno a millantati padroni e protettori. Questo è molto di più, è il dono prezioso della legalità. Nel nostro territorio, scrive Lionti, questo principio è stato difeso e coltivato nel corso degli ultimi 4 anni dal capitano Luca Leccese, nella qualità di vice sindaco ed in particolare di assessore con delega alla pubblica sicurezza. Non avrei potuto desiderare riferimento ed esempio migliore di lui. Lo ringrazio per la fattiva collaborazione dimostrata in ogni iniziativa di legalità nell'ambito della quale io lo abbia coinvolto. Insieme all'amministrazione, al Consiglio Comunale, scrive ancora l'assessore Patrizia Lionti, abbiamo assunto scelte importanti e forti come quella della costituzione di parte civile del Comune di Giarre nel contesto di procedimenti giudiziari molto delicati. Si è anche avviata la riorganizzazione dell'ambulantato e si sta spingendo per la realizzazione di fondamentali opere di ristrutturazione ed ampliamento della caserma di Giarre affinché l'incuria dei decenni scorsi non conduca ad una seconda gravissima perdita per la nostra comunità, come è avvenuto per la sede distaccata di Macchia. E dopo aver augurato i migliori successi al capitano Leccese, l'assessore Lionti si dice certa che anche grazie alla qualificata presenza del luogotenente Alessandro Calabretta, il nuovo capitano imprimerà una traccia preziosa affinché quella bellezza possa un giorno non essere mai più imbrattata. Buona legalità a tutti noi, conclude l'assessore alla pubblica sicurezza Patrizia Lionti. Aumenta invece il numero dei contagiati da Covid nel primo polo turistico siciliano del Messinese tra Taormina e Giardini Naxos. A Giardini Naxos si registrano altre 3 positività che portano ad 11 il numero dei casi registrati a partire dal 2 settembre scorso. A Taormina invece si contano al momento complessivamente 10 casi accertati riscontrati in questi primi giorni del mese. Dopo le notizie degli ultimi giorni sui casi positivi accertati di contagio da coronavirus, ha comunicato il sindaco di Giardini Naxos Nello Loturco, devo purtroppo comunicare che tra venerdì scorso e stamattina l'autorità sanitaria ha comunicato altri 3 nominativi di cittadini residenti a Giardini Naxos risultati positivi. Invito tutti alla calma, ma soprattutto a rispettare con scrupolo le misure di sicurezza. Queste le parole del sindaco di Giardini Naxos Nello Loturco. Ci fermiamo adesso per un istante di pausa, tra poco con le altre notizie di TG Reporter.
Si informano i soggetti politici interessati alle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e del Consiglio Comunale fissate per il giorno 4 e 5 ottobre 2020 che le emittenti Etna Channel e Radio Etna Espresso intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento. A tal fine si informa altresì che presso la propria sede ubicata in corso Sicilia 3, telefono 095 89 46 16, mail info@radioetnespresso.it e depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, le modalità di prenotazione, le tariffe determinate da Radio Etna Espresso SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. I sapori di una terra di storia infinita. Un rosso di la lava dell'Etna. Usciauro da nostro mare. Uviddi di coltivazioni vasate sempre do soli. Na nostra sassa c'è tutto lo profumo da nostra terra. Misa in i bottigli, come si faceva una volta, non menzo do cuttiglio, con la ricetta che si tramanna di padre in figlio. A Sicilia, entra una bottiglia. Masseria Raciti, un raccolto di famiglia. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133 a Cireale. L'arte della mozzarella pugliese made in Sicily. Istituto San Michele, una scuola che segue individualmente gli alunni e li accompagna con successo alla maturità scientifica con la possibilità di recupero anni scolastici. Locali accoglienti, ampi e igienizzati, adeguata formazione umana, culturale, morale. Per i ragazzi delle scuole elementari e medie, corsi di doposcuola pomeridiano anche con servizio mensa. Per info 095 60 53 08 60 14 35 istsanmichele.it. E stasera? Ci incontriamo in Piazza Garibaldi e scegliamo, a fianco al Teatro Maugeri, specialità diverse a qualità garantita. Plaza Toast, più di 30 scelte di toast con tante varietà di farine, anche gluten free, oltre a sfiziosissime insalate. Pizzeria Garibaldi, scegli la pizza con il nome del tuo quartiere o assaggia l'esclusiva Thai Fusion. Tutte le pizze sono con impasto a lievitazione naturale. Capisci? Specialità a base di pesce freschissimo, fritto o arrosto, primi piatti arancini, tutto a sapore di mare. Tutte le sere puoi scegliere e gustare all'aria aperta in Piazza Garibaldi ciò che desideri. Ogni giovedì, in più, animazione, simpatiche interviste e giochi in diretta su Radio Etna Espresso. In Piazza Garibaldi, a fianco al Teatro Maugeri, Capisci, Pizzeria Garibaldi e Plaza Toast ti aspettano. Tocca a te solo scegliere. Eldorado, meta preferita dei ricercatori d'oro in America Latina. Gran Caffè Eldorado, meta ricercata da chi ama gustare cose buone davvero ad Acireale. Granite, gelati, pasticceria fresca, rosticceria e a pranzo un grande assortimento gastronomico. Eldorado, il piacere di una granita all'ombra dei campanili della cattedrale di Acireale. Fermatevi a qualsiasi ora del giorno e fino a tardanotte. C'è ciò che cercate. Aperitivi, assaggini o assaggioni. Ad Acireale in Corso Umberto 35. Cose buone davvero. Thank you.
Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i giovedì sera in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16. E la domenica alle 23 su Etna Channel. Stasera al teatro. Parliamo adesso del bilancio partecipato ad Acireale. Il già assessore comunale Nino Sorace accende la polemica ad Acireale sulla libera partecipazione dei cittadini al voto. Si è alla stretta finale ad Acireale per quanto riguarda le votazioni inerenti la scelta da parte dei cittadini dei progetti di bilancio partecipato, in totale 17 quelli che hanno superato la prima selezione. Per la prima volta dall'istituzione del bilancio partecipato, ad Acireale i vari progetti presentati vengono votati dalla cittadinanza per determinare quelli che potranno essere realizzati in relazione alle capienze finanziarie stanziate. Vi è tempo fino al prossimo 11 settembre, con due postazioni di voto presenti nei locali del protocollo comunale, una nella sede municipale di via Lancaster, l'altra nel centro direzionale di via degli Ulivi, con orario che va dalle 9 alle 13, mentre martedì e giovedì si può votare pure nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Ad accendere la miccia della polemica è ora il già assessore comunale Nino Sorace, che, contrariamente a quanto affermato dal Palazzo, che ha definito il voto una significativa occasione di democrazia diretta, punta il dito sul fatto che il voto, a suo dire, non risulta essere una libera scelta dei cittadini, quanto invece quasi una sorta di vincolo che si realizza nel momento in cui, per motivi diversi dal bilancio partecipato, il cittadino si reca negli uffici del protocollo, come è capitato allo stesso Sorace, il quale però si è rifiutato, e i dipendenti tirano fuori le schede di voto, invitando tutti, interessati e non, ad esprimere un voto sui progetti del bilancio partecipato. Un domani, afferma ironico Sorace, si parlerà certamente, commentando i risultati, di ampia adesione dei cittadini a questo progetto di democrazia, quanto invece dietro la realtà mi pare differente. Dal canto suo l'amministrazione commenta invece come il tutto si stia svolgendo nella massima normalità per la scelta dei piccoli progetti da attuare nelle diverse aree del territorio, che per la prima volta, appunto, come detto, sta avvenendo direttamente attraverso le preferenze dei cittadini. Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione della piazza di Santa Caterina? La domanda posta da un residente, alla quale risponde il consigliere Ugo Trovato nella qualità di componente della Commissione Lavori Pubblici. Ci hanno promesso grandi cose, ma Santa Caterina resta abbandonata. E questa è l'amara considerazione di un cittadino acese che ha scritto alla nostra redazione, non celando la sua delusione nei confronti dell'amministrazione che, a suo dire, tanto ha promesso ma che nulla ha fatto per la riqualificazione di quello che è stato più volte definito uno degli scorci più belli di Acireale. Che fine ha fatto il progetto di cui tanto ci si è pregiati, si chiede. Ci hanno detto del rifacimento del pavimento della piazza Bellavista, della messa in sicurezza delle ringhiere, dei percorsi turistici, delle rastrelliere per le bici, del wifi libero, dell'arredo urbano e di chi più ne ha più ne metta. E invece, in calza con rabbia, continuiamo a vedere una piazza che cade a pezzi, vittima di un'incuria disarmante. Il cittadino ha evidentemente fatto riferimento al progetto di quasi 300.000 euro che l'amministrazione lì aveva predisposto già i primi di giugno e che ha definitivamente approvato i primi di luglio per inserirlo nel programma operativo dei finanziamenti europei per la Sicilia 2014-2020, un progetto volto ad attrarre turisti e riqualificare un luogo in cui attualmente la bellezza del creato stride con l'inciviltà umana. Allo sfogo del cittadino ha risposto il consigliere Ugo Trovato, il quale ha detto di condividere con lui la tristezza nel vedere il salotto della frazione di Santa Caterina così malandato. Ci abbiamo lavorato, ha spiegato il consigliere. Abbiamo creduto e crediamo fortemente nelle potenzialità di questo luogo. Il progetto è stato già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche all'interno del GAL. Purtroppo si dovrà aspettare, ha spiegato il consigliere, che arrivino i finanziamenti, altrimenti non si potrà operare. Bisognerà essere pazienti ancora un po'. Tutti noi, se avessimo potuto, avremmo cercato di rispondere alle esigenze dei nostri concittadini e del nostro territorio in modo immediato. E invece bisogna aspettare e rispettare i tempi della macchina burocratica.
pubblica. La riqualificazione della piazza di Santa Caterina e del sentiero Acque del Ferro è una priorità per questa amministrazione, che ha predisposto infatti un progetto già esecutivo. È un passo importante da non trascurare, ha concluso Trovato. Ciò che mi sento di affermare con certezza è che la nostra attenzione sulla realizzazione di quel progetto non calerà, anzi, al contrario, perseguiremo l'obiettivo con perseveranza e faremo di tutto per riconsegnare quanto prima ai nostri concittadini quel piccolo gioiello completamente restaurato. Torniamo a parlare della proposta di realizzazione del mercato settimanale ad ACI San Filippo. Il sindaco Oliveri lancia attraverso i social un sondaggio che però solleva polemiche da parte del consigliere Quattrocchi. Il sondaggio lanciato dal sindaco Oliveri ad ACI Catena per chiedere ai cittadini cosa ne pensano dell'istituzione di un mercato settimanale nella popolosa frazione di ACI San Filippo, come abbiamo detto ieri, ha provocato polemiche nella fila dell'opposizione con la presa di posizione del consigliere Davide Quattrocchi, che ha parlato di becera propaganda, visto che la notizia, ha lamentato il consigliere, arriva pubblicamente dopo settimane di incontri e trattative dalle quali sono stati ben tenuti fuori molti consiglieri comunali, tra cui la quinta commissione consigliare. Non intendo rispondere puntuale la replica del primo cittadino alle inutili e sterili polemiche di Quattrocchi in merito alla paventata organizzazione di un nuovo mercato settimanale ad ACI San Filippo. La giusta risposta l'ha già data e continua a farlo la cittadinanza attraverso il sondaggio che abbiamo lanciato. Per quel che riguarda il passaggio, conclude Oliveri, dove afferma che questa amministrazione è la peggiore di sempre, ne prendo atto con piacere, poiché l'amministrazione che mi onoro di presiedere non corrisponde agli aspetti del Quattrocchi e sta cercando di ricostruire l'ente nel rispetto delle regole. E stasera intanto ACI San Filippo, oltre che per la questione legata all'istituzione del mercato settimanale, sarà al centro della discussione in Consiglio Comunale, consiglio che è chiamato a discutere la mozione relativa alla pedonalizzazione del centro storico di cui il consigliere Davide Quattrocchi è primo firmatario. All'ordine del giorno anche l'approvazione del regolamento recante norme procedimentali per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche. Torniamo ad Acireale per parlare di una delle feste più antiche che oggi per l'appunto si festeggia, quella relativa a Maria Bambina, diretta del Pontificale questa sera sulla nostra emittente. Una festa che risale al 1574. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta anche dei Cappuccini, si festeggia oggi la Natività di Maria Vergine, a Bambinedda. La festa è cominciata questa mattina alle 6. Tra lo scampanio festoso e gli spari pirotecnici vi è stata la solenne apertura della cappella con la traslazione dell'antico simulacro di Maria Bambina all'altare maggiore, quindi la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco padre Calogero Frisenda. Nel tardo pomeriggio il clou, alle 18.45, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, è in programma la solenne uscita della statua di Maria Bambina in piazza Peppino Impastato, dove i bambini potranno offrire fiori e ceri, ricevendo una solenne benedizione. Alle 20, poi, sul palco installato sulla piazza, sarà celebrato un solenne pontificale presieduto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti, pontificale che sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Al termine della celebrazione, tra fuochi pirotecnici e al canto delle litanie lauretane, il simulacro di Maria Bambina farà rientro in chiesa. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. A cura di Mario Musmeci, da un'idea di Giulio Vasta. Bella Fresca coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti.
Hashtag Ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi, da sempre. Se si tratta dei tuoi piedi, usa la testa. Ulisse. Ritorna il 3x2 di Ulisse, la fantastica promozione sugli articoli già in saldo. Solo da Ulisse, solo ad Acireale. Scegli 3 paia di scarpe, ne paghi 2, scontate. ACI Format. Vuoi laurearti in economia, giurisprudenza, lettere, ingegneria, psicologia con scienze della formazione e motorie? ACI Format ti dà la possibilità di iscriverti all'università telematica e campus per conseguire il tuo titolo nel minor tempo possibile con i migliori risultati. ACI Format. Certificazioni linguistiche, informatiche, 24 CFU, master e corsi di perfezionamento. Vieni a trovarci ad ACI Reale in Viale Regina Margherita 93, www.aciformat.it. O puoi contattarci allo 095 66 81 004. Laurearsi? Facile! Garden Bar. Vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera Acese. Garden Bar. Se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a Lingua Glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar. In via Roma 216 a Lingua Glossa. I dolci buoni di Sicilia. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Occupiamoci adesso dell'ottava edizione del Premio Carretto Siciliano, una serata tra musica e divertimento con Roy Paci, Massimo Minutelle dell'Eb Orchestra, Enrico Guarneri e Salvo La Rosa. I ritmi latini di Roy Paci e dei talentuosi musicisti dei Massimo Minutella and the Lab Orchestra hanno vibrato domenica sera in Piazza Maggiore ad Aci Sant'Antonio in occasione dell'ottava edizione del Premio Carretto Siciliano. Una serata trasmessa in diretta su Etna Espresso Channel e sulla pagina Facebook del comune di Aci Sant'Antonio, all'insegna della grande musica, ma non solo. Sul palco dell'ormai consolidata manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con la direzione artistica di Mario Russo, hanno sfilato artisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del giornalismo e dello sport, davanti ad una piazza piena di gente, ma distanziata e dotata di mascherine nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. È stato un anno particolare, afferma il sindaco Santo Caruso all'indomani della Kermesse. Per questo motivo abbiamo voluto con forza quest'ottava edizione del Premio Carretto Siciliano. Era importante continuare nonostante il momento. L'amministrazione comunale sant'antonese ha avviato, con la collaborazione di Mimmo Targia, direttore del Museo regionale del Carretto Siciliano Palazzo Daumale di Terrasini, presente durante la serata, il percorso per la candidatura e riconoscimento del Carretto Siciliano quale patrimonio
dell'umanità. Per noi, ha dichiarato l'assessore al turismo e allo spettacolo Antonio Scuderi, è importante tramandare questa tradizione del carretto che ormai è diventato l'icona mondiale della sicilianità. E proprio in questo momento difficile per tutti noi, essere presente in questa bellissima piazza ci dà la forza e la speranza per andare avanti. A condurre la serata con garbo ed ironia, Maurizio Caruso, affiancato da Silvia Bella. Due sant'antonesi doc premiati con la caratteristica miniatura di ruota di carretto siciliano su pietra lavica, realizzate e dipinte rispettivamente dai maestri Antonio Patanè e Salvo Nicolosi, l'artista Maria Pia Cristaldi e l'imprenditore Giuseppe Basile. Un altro concittadino, il giovanissimo Luca Di Stefano, cantante dallo straordinario timbro blues, ha ricevuto riconoscimento per essersi distinto nel noto programma America's Got Talent. Altri due riconoscimenti sono stati conferiti al Danza Storia Loscia e all'associazione sportiva ACI Sant'Antonio Calcio, neo promossa in eccellenza. Ma ad infiammare la piazza è stato l'arrivo di Roy Paci, premiato per la straordinaria e lunga carriera. Il musicista, affiancato da uno scatenato Marco Minutella e dalla Lab Orchestra, ha eseguito alcuni brani storici del suo repertorio. A chiudere in bellezza la manifestazione L'ironia e la sagacia di Enrico Guarneri, tra i più apprezzati attori di teatro, e di Salvo La Rosa, storico conduttore e giornalista. E domani sera l'ottava edizione del Premio Carretto Siciliano sarà riproposta sulla nostra emittente in prima serata con inizio alle 21:10. Adesso passiamo allo sport, al calcio. La Cireale attende gironi e calendario, ma prima sono da sciogliere alcuni nodi tra Calabria, Puglia e Basilicata. Calabria, Puglia e Basilicata. È il profondo sud d'Italia a condizionare il girone C di Serie C e i gironi H e I della Serie D. In Calabria il derby a son di ricorsi è quello tra Corigliano e Roccella, i primi retrocessi perché al quart'ultimo posto al momento del congelamento della classifica a causa Covid erano stati ripescati dopo il punto di penalizzazione inflitto ai cugini del Roccella dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare. Poi, a seguito di un ricorso accolto nei giorni scorsi alla Corte Federale d'Appello, il punto è stato restituito al Roccella con conseguente retrocessione del Corigliano, che però adesso non intende mollare l'osso. Ci rivolgiamo al CONI, non cediamo di un millimetro, ha tuonato il presidente Mauro Nucaro. Vicenda tutta da scoprire, ma che, viste le tempistiche ristrette, nella seconda metà di questa settimana infatti verranno annunciati i gironi di Serie D, l'ipotesi di un girone I a 19 squadre prende sempre più corpo. Da decifrare poi anche il quadrato Bitonto, Picerno, Foggia e Bisceglie, che di riflesso potrebbe pure influenzare la composizione del girone I. A seguito di una condanna per combin, infatti, Bitonto e Picerno sono state spedite in Serie D. I primi, con 5 punti di penalizzazione, si sono visti cancellare la promozione sul campo a favore del Foggia. I secondi, invece, retrocessi d'ufficio all'ultimo posto, hanno spalancato le porte della Serie C al Bisceglie, considerato che la Sicula Leonzio non si è iscritta. Anche in questo caso però sia Bitonto che Picerno hanno presentato ricorso alla Corte Federale d'Appello, che dovrebbe pronunciarsi proprio in questi giorni. Staremo a vedere, anche la Cireale alla finestra per capire con chi dovrà scontrarsi nel prossimo campionato al via domenica 27 settembre. Intanto la squadra, esaurite le due settimane di ritiro tra Santa Maria Ammalati e Cireale e Zafferana, oggi ritorna in campo per dare il via alla seconda fase. Tre settimane di allenamenti a ritmo da stagione regolare, come se la domenica fosse già campionato. Il mercato intanto è praticamente quasi chiuso, resta da sciogliere solamente l'ultimo nodo. E che nodo? Il portiere. In queste settimane in tanti si sono succeduti tra i pali, ma nessuno ha veramente convinto del tutto mister Pagana e il suo staff. C'è ancora da lavorarci su e il DS Chiavaro lo sta facendo, consapevole della delicatezza e importanza del ruolo che nell'intelaiatura di squadra pensata da Pagana deve essere under e deve essere un 2001, proprio come l'ex Pitarresi che alla fine si è accasato al Casarano. La regola degli under per questa stagione infatti impone la presenza contemporanea in campo di almeno un classe 99 e un classe 2000, un 2001 e un 2002. Portiere, classe 2001 e affidabile. I filtri per la ricerca sono questi, mica banali. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo.
Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio. Le temperature registreranno valori compresi tra i 23 e i 30 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento del nostro telegiornale in onda domani alle 13:40. Grazie per essere stati con noi.